per 5 minuti con i promotori. Oggi incontriamo Guido Polipodio, uno dei soci della E Polipodio. Siamo stati trasformati in una società di capitale nel 1957, anche se in realtà l'attività inizia prima. Mio nonno era un dipendente di un altro tipo di attività e voleva mettersi in proprio. E il titolare di questa attività qua gli fece un prestito. Mio nonno incominciò insieme ai due figli, quindi che sono mio padre, mio zio, Bruno e Denzo, questa attività, e firmò delle cambiali, chiaramente. E mio padre si commuove ancora adesso quando me lo racconta e mi dice che il signore che gli diede il prestito non volle mai il rientro del capitale perché era così entusiasta dell'attività che era stata iniziata e vedeva questa grande passione di portare avanti un'impresa e quindi si dimostrò un vero signore e senza quell'aiuto lì probabilmente, anzi sicuramente la Polipodio non ci sarebbe. Un'azienda familiare composta dalle due famiglie di Bruno Polipodio e Enzo Polipodio, che sono i due figli di Enrico, il fondatore. Enzo purtroppo non c'è più, quindi è rimasto Bruno e ci siamo noi, figli di Bruno e figli di Enzo. È già entrata anche la quarta generazione, un figlio di mio fratello e un figlio di mia cugina che già lavorano con noi. Siamo un'azienda che fa un'attività molto specifica, noi facciamo protezione catodica, navale ed industriale, ossia proteggiamo tutte quelle che sono strutture metalliche che sono a contatto con l'acqua marina, quindi dalle corrosioni e dalle correnti vaganti. Noi lavoriamo in tutto il mondo, quindi siamo, diciamo che piano piano abbiamo conquistato un mercato che direi che è globale. La nautica copre quasi un 50% del nostro fatturato. Il resto è diviso tra la marina mercantile e l'offshore petrolifero. Abbiamo anche un laboratorio per le analisi, siamo in costante ricerca perché il nostro è un lavoro che va comunque costantemente aggiornato, quindi ricerca di nuove leghe, di nuove possibilità di lavoro. La protezione catodica è una tecnica elettrochimica per proteggere grandi strutture metalliche dalla corrosione. Ci occupiamo di tutto ciò che è struttura immersa in acqua di mare o infissa nel terreno. Produciamo anodi galvanici, anodi sacrificali, lega di zinco, alluminio principalmente, o magnesio per il terreno per far sì che siano protette, diciamo, dalla corrosione, quindi allungare la loro durabilità. Oppure si segue a correnti impresse con altri elementi considerati permanenti, quindi di lunga durata, e alimentati elettricamente. Parallelamente c'è un altro settore, che è il settore anti-fouling, che serve invece per la protezione dei circuiti acquamare, principalmente delle navi, dalla formazione di vegetazione marina. Il sottomarino è una struttura immersa in acqua di mare, quindi noi ci siamo preoccupati della protezione della parte immersa. Ci sono a lavorare con noi i nipoti di quelli, non tutti chiaramente, alcuni nipoti di collaboratori di mio nonno. Ed è un segno bello, il libro è un regalo dei nostri collaboratori all'azienda. Cioè, noi facciamo tutti gli anni un pranzo di Natale in azienda. Viene fatto dai nostri collaboratori e lo facciamo giù proprio dove lavorano. Abbiamo uno spirito molto, molto di famiglia, finché si riesce a mantenere è un valore aggiunto secondo me. Il tempo che passano qua deve essere un tempo di qualità, oltre che di fatica deve essere anche un tempo di qualità. Meglio si sente la gente che lavora con noi e meglio va al lavoro. Diciamo che siamo molto legati al mare, una città come Genova sicuramente lo fa vivere bene il mare. Io adoro Genova, per me offre una qualità di vita eccellente, sia dal punto di vista paesaggistico, mi piace il mare, mi piace Genova, mi piacciono i Carugi, mi piace il mugno genovese, quindi non mi vedrei vivere in nessun'altra città, francamente. Il rapporto con il Museo del Mare nasce perché era una bella iniziativa appunto che riguardava il mare e quindi la nostra vita aziendale. E poi l'abbiamo visto crescere in maniera direi molto interessante e quindi ora come allora perché non sostenerlo, perché non stare insieme in un'iniziativa del genere, molto bello.